metterci in rete, farci conoscere, far conoscere il punto delle nostre ricerche e soprattutto metterci in rete per quanto riguarda progettualità nuove, per cui le presentazioni dei nostri lavori qui servono per questo, per fare conoscere lo stato dell'arte della nostra ricerca, ma anche poi per pensare al futuro e soprattutto a un futuro in rete. Ci fa piacere che molti di coloro che erano presenti 2 anni fa al primo forum dei giovani ricercatori per le Alpi di domani, questo famosissimo titolo, sono cresciuti e sono insieme qui oggi. Vi promettiamo che tra 2 anni il forum non si chiamerà più Giovani Ricercatori, perché abbiamo deciso che siamo diventati adulti e quindi ci dobbiamo prendere la responsabilità della nostra adultità, ovvero Marcella Morandini, che è qui accanto a me. E quindi ci chiameremo poi solo più ricercatori per le Alpi, insomma adesso basta essere considerati giovani in quest'Italia in cui si è giovani troppo a lungo, per cui l'idea 2 anni fa era quella, e se qualcuno di voi appunto c'era si ricorderà, il nostro forum aveva sede nel prestigioso palazzo del rettorato dell'Università di Torino in via Po, perché volevamo un po' fare la rivoluzione, nel senso che i giovani volevano prendere potere nel luogo del potere. Ce l'avevamo fatta, era stata una bellissima giornata, avevamo condensato tutto in un'unica giornata e in cui erano anche compresse 40 partecipanti, chi c'era si ricorderà tutte forse, incredibile, per quello che quest'anno abbiamo cercato di suddividere invece in una giornata intera e in una mattinata i nostri lavori per avere soprattutto il tempo del dialogo. Sarà che sono un'antropologa, ma a me questa idea dell'incontro e del dialogo sembra imprescindibile e quindi l'idea è quella di essere rilassati, di essere veramente pronti allo scambio interdisciplinare, perché per noi questo forum interdisciplinare veramente vuole essere un luogo di confronto tra discipline diverse per trovare dei linguaggi comuni, per parlarsi almeno tra di noi, superare certe barriere che ancora ci sono purtroppo tra una disciplina e l'altra e anche all'interno delle stesse discipline. Oggi pomeriggio io sono veramente orgogliosissima di vedere allo stesso tavolo antropologi fisici e antropologi culturali che da decenni sono separati in casa e oggi invece ricomponiamo. Quindi questa è già una vittoria personale per quanto riguarda la mia disciplina, quindi non solo comunicazione interdisciplinare ma anche infradisciplinare, che non basta. Detto questo, come sapete, pochi mesi dopo il nostro forum del 2010 e sono stati pubblicati non gli atti ma qualche cosa che voleva essere qualcosa di più, un passo successivo, Alpi e Ricerca, proposte e progetti per territori alpini, sotto il primo volume della collana di Dislivelli, che non solo appunto dava conto di quelle ricerche presentate durante il forum ma accoglieva anche altri contributi che non erano stati presentati al forum, proprio perché fosse un passo successivo ulteriore di discussione e dibattito, quindi un luogo di incontro il forum, un luogo di discussione il volume. La stessa cosa succederà quest'anno, anzi siamo molto felici di annunciarvi che i volumi saranno 2 e per noi scienziati, insomma, che ci valutano sulle pubblicazioni, questo non può che farci piacere, uno in lingua italiana, l'altro in lingua inglese, appunto un volume sarà ancora accolto dalla collana di Dislivelli e un secondo volume abbiamo contatto appunto con una casa editrice di lingua inglese. Quest'anno, come avete visto dal programma, il forum è articolato su 2 giornate e questo è dovuto sia al fatto che c'è stata una grande risposta da parte vostra e questo ovviamente ci fa molto piacere, quindi abbiamo avuto diversi interventi da gestire, sia è il risultato di una collaborazione molto più ampia rispetto a quella del primo forum in termini di partner che hanno appunto collaborato con noi. Quest'anno il secondo forum organizzato dall'Associazione Dislivelli e dalla provincia di Torino, una partnership che mi viene da dire ormai consolidata per certi aspetti, nel senso che ovviamente riferito su una serie di progetti che abbiamo fatto insieme con la provincia di Torino e in particolare in relazione a questo forum la partnership è consolidata all'interno del progetto PADIMA, che è un progetto Interreg 4C che, come avrete visto nel programma, avrà poi un suo momento di discussione per cui non mi addentro oltre. Altri partner però hanno sostenuto e collaborato all'organizzazione di questo evento: l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, che è il centro di ricerca che ci ospita quest'anno in questa prestigiosa sede, l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione,
e last but not least la Convenzione delle Alpi, che la cui presenza ci ha garantito quest'anno in un qualche modo un'apertura, un approccio maggiormente panalpino rispetto al primo forum, e sarà proprio la Convenzione anche a supportarci poi nella fase post forum per la divulgazione più possibile nella comunità scientifica internazionale dei risultati che avremo da queste due giornate di lavoro. Quindi ringrazio ovviamente tutti i partner che hanno collaborato con noi per questo evento. Quest'anno l'evento è anche stato sponsorizzato da ACU, un'azienda leader nell'abbigliamento del trekking, che è molto sensibile ai temi legati alla montagna, sviluppo, spopolamento e soltanto. Quindi grazie a tutti, direi buon lavoro.